Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi in studio due terzi dell'ufficio di presidenza di questo palazzo. Il vicepresidente del consiglio Marco Guasticchi. Buonasera. E il vicepresidente Valerio. Mancini, buonasera appunto, a tutti. Vicepresidente dell'Assemblea legislativa in rappresentanza di Partito Democratico e Lega. Non possiamo non aprire con l'attualità, ci siamo dentro. Abbiamo finito la settimana scorsa con un Premier incaricato, apriamo quella nuova con un altro eh, che ha accettato con riserva. Siamo qui. In questo momento, mentre andiamo in onda, questo governo del cambiamento che non parte e le ripercussioni naturalmente che la scelta fatta dal Presidente della Repubblica può avere, non posso non sentirvi su questo. Comincerei proprio da Valerio Mancini, come parte lesa, diciamo, perché la Lega Nord stava appunto da giorni preparando governo e, e programma e si sì, è anche conosciuto. Ma parte l'ESA italiani intanto, perché dopo diciamo, i tentativi fatti da Matteo Salvini e Di Maio si era trovata una sintesi, approvata tra l'altro per quanto riguarda la Lega, nelle piazze d'Italia, eh, con un oltre un 90% di accordo su quello che era il programma. Quindi un via libera, non solo determinato dal consenso elettorale dell'appuntamento diciamo, del 4 di marzo, ma un'ulteriore consultazione diciamo, nelle piazze che aveva, Dato in là questa possibile formazione. Un'invasione di campo molto pesante, quella del Presidente della Repubblica che evidentemente sfiducia eh, gli italiani, sfiducia il voto eh, durante gli appuntamenti elettorali. Questa è la cosa grave, cioè il senso di inutilità dell'espressione di un voto che già ieri sera a Spoleto abbiamo raccolto davanti a 700 persone alla cena di Salvini. Quindi eh, possiamo dire che eh, per quanto riguarda la Lega è stato fatto di tutto, per quanto riguarda l'Europa e gli italiani, bisogna dire alla fine che l'Italia è succuba, quindi gli italiani dell'Europa. Eh, certe istituzioni non dovrebbero prestarsi a questi tentativi, si doveva andare avanti, eh, e quel contratto fatto tra Lega e 5 Stelle esprimeva. Se vi ricordate la cartina d'Italia, quel giallo al sud, e quel blu al nord, la sintesi di quelle posizioni in alcuni punti molto distanti, ma avevano trovato una sintesi. Su quella base bisognava dare la eh, a formare un governo. Eh, il veto su un ministro non è mai una cosa buona, perché si va a inefficiare quella che è la proposta politica. Bisognava eventualmente criticare, ma non mettere i veti. Guasticchi, vista dal PD invece, com'è la situazione? Io direi vista da Marco Guasticchi perché eh, parlare di visione del PD è dura oggi perché ci sono talmente tante sfaccettature che ognuno se la suona e se la canta perché ab abbiamo i sovranisti che avrebbero fatto l'accordo con i 5 Stelle, avremo i, i subsovranisti che lo farebbero con la Lega e poi c'è eh, Guasticchi che pensa invece che questa situazione è una situazione grave. Non paradossale, è grave, in quanto si sta creando uno scenario politico che non è vero che rispecchia la volontà degli italiani, perché Forza Italia, diciamo il centro-destra e 5 Stelle si sono affrontati in campagna elettorale con programmi completamente diversi in antitesi l'uno con l'altro e questo risultato finale ovvero quello di arrivare a un governo che mette insieme non so cosa, perché se andiamo a prendere i programmi elettorali delle centrodestri 5 stelle non c'era nulla che si poteva sovrapporre, di fatto si voleva un governo per aumentare, probabilmente per arrivare ugualmente alle elezioni e avere quindi un risultato con quei pochi provvedimenti che avrebbero potuto fare, non quelli sbandierati, perché ovviamente non c'è copertura finanziaria, lo sanno anche i bambini. Si sarebbe arrivata alle elezioni nella convinzione di poter fare un, eh, un risultato che avrebbe consentito, supponga il centrodestra, non c'erano 5 Stelle, di governare da solo. Questa è la verità. Non c'è altro, perché poi, alla fine il Presidente della Repubblica ha solamente esercitato i poteri che gli riconosce la Costituzione all'articolo 92, cioè quello di valutare il, le personalità che vengono proposte per coprire il ruolo di ministro. Certamente di fronte eh, diciamo, ad un candidato che in passato ha palesato la sua forte contrarietà al, all'unità europea, al sistema europeo in cui siamo, eh, siamo all'interno e con cui siamo cresciuti nei, nei decenni, pone qualche, qualche dubbio, questo lo porrebbe a chiunque, ma a quel punto se realmente Due, una coalizione, perché oramai c'entro la Lega e 5 Stelle, ritengo sia una nuova coalizione, avesse veramente voluto procedere e fare, far partire questo governo, tranquillamente avrebbe potuto accettare la proposta di Mattarella, che era quello anche di dividere il, il Ministero dell'Economia, eh, evitando situazioni eh, diciamo, pericolose e anacronistiche a livello europeo. Vorrei ricordare che chiunque minimamente pensa di uscire dall'Europa, il nostro sistema economico dovrebbe rimborsare i 400 miliardi di euro tra BCE e altri eh, diciamo, obblighi che l'Italia ha preso per stare all'interno di quello che è l'unica prospettiva accettabile, cioè quella di un'Europa unita, compatta, allargata. Ecco, se noi volessimo dar retta a tutti i proclami fatti anche, anche dai Grillini, eh, perché poi, a dire la verità, forse la Lega è quella più moderata su questo fronte. Perché fino a qualche mese fa Grillo stesso diceva che bisognava uscire dall'Europa, fare il referendum, denotando l'ignoranza totale: il referendum sull'uscita dell'Italia dall'Europa non si può fare. Quindi mi sembra veramente la, 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 la commedia dei, degli orrori. Ieri sera a vedere Di Maio. Che addirittura conclude il suo intervento sgrammaticato dicendo e non finisce qui. Le minacce. Già il PD aveva dato, detto che l'avrebbe pagata. Cioè, sono linguaggi questi, ma che ci portano indietro di secoli, di secoli. E ritengo, e io faccio differenza tra 5 Stelle e Lega, perché la Lega è stata una forza di governo per molti anni e ha espresso anche dei ministri molto molto bravi come Maroni agli interni, come... ha avuto una storia istituzionale seria. Oggi mi meraviglia vedere Salvini attaccare come un kamikaze il Presidente della Repubblica, poi perché avrebbero tranquillamente potuto o creare un, due ministeri o quantomeno trovare una figura diversa, ma che adesso addirittura per il non gradimento di un ministro si fa saltare un governo, penso che la colpa non sia di Mattarella, cioè di chi lo fa saltare il governo. Mentre parlava Guasticchi, <coughs> vedevo che Mancini non condivideva, eh, almeno faceva dei decenni. Eh, volevo anche sottoporvi all'attenzione un'altra cosa. Questa è la settimana in cui questa assemblea legislativa si occupa d'Europa, perché sì. siamo di fatto, domani c'è l'aula con la sessione regionale europea. Lei non partecipa. anche oggi in commissione. Partecipo, faccio, partecipo nel senso che prendo una posizione, ma non partecipo nel senso ai lavori. Prendo una posizione e lascio, e lascio laurea. Chiaro. Allora io voglio solo spiegare a chi ci ascolta brevissimamente questa sessione regionale europea che cos'è? C'è una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale della regione agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea. C'è un programma legislativo annuale della Commissione europea e c'è il rapporto sugli affari europei. Cioè per una volta anche a Palazzo Cesaroni, il Consiglio regionale e l'Assemblea legislativa, si occupa di questi temi. Abbiamo già una notizia, lei, eh, vicepresidente Mancini, non partecipa. Ma anche per idea, eh, perché quello, eh, quello che servirebbe in questi momenti è stare nei propri ambiti. Vi ricordate le prese di posizione dei, dei sottosegretari del, degli esteri degli Stati Uniti che prendeva posizione durante la campagna elettorale, se ve lo ricordate anche a suo tempo lo fece anche Obama, abbiamo avuto i giornali offensivi che sono giornali offensivi non alle forze di governo ma al popolo italiano. E quindi eh, in questi momenti la Lega non dice eh, che si esce dall'Europa domani, dice che bisogna prendere coscienza che alcune cose non funzionano, vedete la questione immigrazione, per quanto riguarda eh, l'agricoltura andiamo a vedere abbiamo certi problemi, per quanto riguarda l'industria con le nostre aziende sotto attacco, avete visto la, la questione dei prosciutti l'altro giorno San Daniele, le truffe, eccetera, quindi cioè, prendiamo coscienza che i problemi ci sono. Poi dire che non si può fare nulla, eh, allora ci domandiamo i cittadini che ce leggono fare, eh, li stiamo prendendo in giro, questo è quello che eh, succede se non agiamo. Eh, devo dire che eh, la presa di posizione della Lega, della serie non cambio un ministro, non è vera. Cioè eh, Savona ha fatto anche un'apertura di studio, di approccio e di, 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 di altre situazioni. Quello che invece mi preme ricordare è che eh, Cottarelli praticamente eh, è stato a suo tempo spedito eh, da Matteo Renzi al Fondo Monetario Internazionale dopo il fallimento del 2013 in cui Rego Repubblica, Enrico Letta lo volle commissario alla spending review. Cioè noi vogliamo far credere che oggi il PD darà la fiducia a un primo ministro incaricato quando già lui, nei suoi autorevoli esponenti, iniziando da Matteo Renzi, segretario del PD, lo mandò al Fondo Monetario Internazionale perché si, si volle togliere di torno un uomo che magari in quel momento non gli faceva comodo. Questa è ingerenza, questa è irregolarità. Mi pare che nell'intervento Mattarella diciamo, fa riferimento anche a, a valutazioni diciamo, di, di, di soggetti eletti come istituzioni. Voglio dire che Monti non l'ha eletto nessuno e, e fu un disastro, no? Eh, quindi le, non, si può, non ci si può dimenticare di quello che è successo prima del 4 di, eh, di marzo, che è molto più tempo di quello che è successo dal 4 di marzo al 27 di maggio, perché praticamente. Quando sento parlare eh, il ministro Martina che eh, i risparmi italiani corrono pericolo, ma lo vogliamo dire eh, del decreto salvabanche, eh, di quello che è successo ai risparmiatori di banche true e banca marche, cioè quindi quando si parli di risparmio andiamo a vedere cosa ha combinato le leggi fatte dal PD e mh, poi lo invito anche a fare un'altra riflessione parlando di Europa. Eh, che fine hanno fatto i soldi che arrivano dall'Europa che sono ad Agea, che ancora stiamo aspettando qui in Umbria. Quindi eh, ha, ha fatto bene il collega Marco Vinicio Quasticchi a parlare quasi a titolo personale non del PD, perché se parliamo di quello che ha combinato il PD e l'Europa dal 4 marzo fino al 2011 con i vari eh, primi ministri, iniziando da Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, per quanto riguarda solo abbiamo detto banche, agricoltura e ho lasciato indietro l'immigrazione per non fare il populista, ci sarebbe tanto da dire. Quindi domani io non partecipo alla seduta dell'Europa perché io crederei in un'Europa dei popoli, mentre invece abbiamo visto che in Spagna e in Grecia ci sono state situazioni in cui i popoli non sono mai stati... Eh, diciamo tutelati e oggi tocca l'Italia Ecco per cui, ripeto, domani né oggi in commissione parlerò di Europa. Ne faranno volentieri a meno, ma io farò volentieri meno di loro. Guasti che ci sarà sì. nella sessione eh, europea. Eh. Certo, io ci sarò. Non so se mi faranno parlare o si potrà parlare, adesso non so bene l'organizzazione come sarà. Però io penso che ai nostri giovani non possiamo proporre un modello che sia in antitesi con quello che è stato portato avanti in tutta Europa negli ultimi 50-60 anni. L'Europa Unita è un, grande, un grandissimo obiettivo. Infatti, Io 30 vedo... 30 umbri sono... scusa se ti interrompo, perché sono un po' accalorato, 30.000 Umbri sono in Europa e non in Umbria. Però <ride> vabbè, ma questa ce n'erano anche più <ride> una <ride> volta. Beh, diciamo l'immigrazione non è un fenomeno eh, sì, sì. Degli, degli ultimi anni. Però certamente... Cominciare a minare le basi di questo, di questo grande risultato per il popolo europeo che appunto è l'unità europea con tutti i suoi vantaggi e tutti i suoi svantaggi, ma non dimentichiamo che in passato l'Italia ha avuto tante risorse dall'Europa. Oggi condivido, ci sono delle cose che vanno sicuramente modificate, ma modificate nell'ambito sempre di un contesto istituzionale. E allora vorrei essere un pochino più cattivello. Eh, sui nostri parlamentari europei, perché bene dircelo, di, tutte le, eh, di tutti i partiti, di destra, di sinistra, della Lega, del PD, i parlamentari europei eletti in Italia vanno a passare le vacanze a Bruxelles, secondo me, perché di fatto non c'è una politica comune, c'è un, eh, un presenzialismo soggettivo, eh, non vengono a riferire a livello territoriale, soprattutto dove sono stati votati. E a differenza degli altri paesi europei che si muovono in un'ottica eh, di lobby, lo so che il termine in Italia può significare, suona male, può sembrare un qualcosa di malavitoso, ma nel resto d'Europa e del mondo, la lobby significa un gruppo di soggetti economici, eh, possono essere imprenditori, professionisti, che propongono delle leggi che vengono veicolate poi dai propri parlamentari europei nell'ambito europeo. Ebbene, il lavoro degli italiani e dei rappresentanti italiani a Bruxelles è veramente penoso e questo io lo dirò pubblicamente eh, quando avrò l'occasione di incontrarli. Il prossimo anno molti di questi torneranno a chiedere i voti anche nel nostro territorio. Ora gli ricorderemo che non hanno fatto nulla per sbloccare la vicenda di Agea, che non ci sono visti in tutti questi quattro anni, che probabilmente le, la loro funzione in Europa è stata pressoché nulla. Perché, e ribadisco quel concetto che ho detto prima: se si fa squadra anche in Europa gli obiettivi si raggiungono, se si va solo per passare il tempo e prendere il cospicuo assegno che, che prendono gli europarlamentari per poi rivedersi dopo cinque anni. Penso che allora sarebbe bene non mandare più nessuno. Basterebbe un Presidente del Consiglio rappresentativo secondo me farebbe un lavoro, lavoro per tutti quelli che oggi sono lì che non fanno nulla. Su questa questione i ritardi nei pagamenti di Agea, cioè l'agenzia per le erogazioni in agricoltura, sono in arrivo i trattori anche qui a Palazzo Cesaroni perché ci sarà una manifestazione il 5 giugno. Loro hanno sostenuto, sono stati dentro questo palazzo, hanno sostenuto che le grandi aziende riescono a intercettare questi fondi, invece i piccoli stentano e, e, e questo è molto grave, non solo per l'Umbria, ma perché sono un po' anche sentinelle ambientali, no? cioè, eh, se mancano gli agricoltori viene giù tutto. Allora loro sostengono che eh, molti stanno per chiudere, non ce la fanno perché non hanno avuto quello che gli aspettava. Cominciamo da Mancini che ha tirato fuori il problema. Ma eh, io... Voglio dire, poi riprendo, a, correggo il mio collega vicepresidente, l'Italia dà più soldi all'Europa di quanti ne riceve indietro. Allora. Prima, sempre. No, all'inizio non era così. Era Abbiamo le statistiche: l'Europa da noi riceve mediamente ogni anno dai 5-6 miliardi di euro in più. L'aspetto che poi alcune regioni li sprecano, quella è un'altra cosa. Eh, parlando di Agea, Agea eh, distribuisce eh, è l'ente pagatore di 14 regioni. La Lega, per quanto riguarda il Consiglio regionale, l'ho annunciato insieme al collega Fiorini, sta presentando un disegno eh, di legge da valutare nel Consiglio per cui la regione Umbria diventi, crea un ente pagatore. Tra l'altro abbiamo Sviluppo Umbria e GEPAFIN come hanno fatto altre regioni, compresa la Toscana. Possiamo fare a meno di Agea, un altro carrozzone che fa capo all'Europa, se ne vadano per conto loro e l'Umbria attraverso i suoi uffici, ce n'ha anche abbastanza, forse anche fin troppi, dia i soldi ai nostri agricoltori. Tornando al bellissimo mondo d'Europa che a qualcuno del PD piace, generalmente a tutti, vi ricordate la battaglia del grano che hanno fatto gli agricoltori tempo fa qui al raccordo Siena Bettolli, io c'ero nella rotonda? 14 euro al quintale quando gli va bene, che è il prezzo che è di quasi 6 volte in meno a valore attuale di quello che era negli anni 60. Gli agricoltori devono sostenere delle spese fisse, sono le multinazionali che piacciono alla sinistra che determinano il, pre, il, il prezzo del grano, il cosiddetto grano che viene dal Canada, quello ricco di glifosati, quello che viene raccolto, mietuto letteralmente verde, essiccato e con le navi... Eh, con, Graniere chiamate così, arrivano praticamente in, nei porti italiani per poi scoprire ogni tanto che sono più uh, componenti a base chimica che di grano vero. Questo è quello che succede e lo fa l'Europa. Vi ricordate il CETA, un, un altro accordo che anche lì che piace tanto all'Europa, che determinerà l'arrivo dei determinati prodotti a scapito della qualità e della tradizione dei nostri cibi. L'Europa deve cominciare a fare l'Europa, cioè a difendere i cittadini da Oslo fino a Modica, che è in provincia, mi pare, di eh, Agrigento-Siracusa. Ecco, questo è più o meno l'area eh, geografica che interessa. Avete letto di recente, e faccio, parlo ancora di Europa, la storia dell'immigrato che viene comunque eh, dalla Germania, spedito comunque in Italia, cioè perché ha fatto tanti reati e la Germania ce lo rimette perché vale i cosiddetti accordi di dublino che vale eh, diciamo, il, il, il paese dove avviene la prima accoglienza. Insomma, noi alla fine comunque vada, paghiamo, non riceviamo i soldi e per quanto riguarda la sicurezza siamo quelli che dobbiamo mantenere i tanti clandestini. Se questo non, pre, non dovrebbe valutare e imprimere una revisione di trattati, no, diciamo cosa serve ulteriormente. Ecco, io non riesco a immaginarmi altre Beh, situazioni. Posizione di Mancini chiarissima, una risposta su questo tema Guasticchi per gli agricoltori che stanno Io, chiedendo. Molte, molte cose che ha detto Valerio le condivido, sarebbe sciocco fare, prendere tutto come buttare l'acqua sporca col bambino dentro. Il dramma degli agricoltori è andato vero, come la, il non, la non risposta che AGEA ha dato alla regione. La regione si è mossa per costringere AGEA a a svolgere le sue funzioni, la risposta è stata patetica, si cita addirittura un problema di natura informatico una, per il fatto che il, la gara una, gara, una gara europea in pratica sono l, il, programma, il gestore di programmi cambiato per cui Agena non è in grado di, di procedere ai pagamenti cioè, questo è effettivamente una cosa che non può esistere e allora, se ci fosse realmente la possibilità di eh, bypassare AGEA per consentire alla regione di, eh, di liquidare gli agricoltori, eh, questa sarebbe un'operazione da, da, da fare e eh, da appoggiare, certamente. Le altre cose, certo, eh, ci sono degli elementi, sono state citate, eh, situazioni negative, ce ne sono tante altre positive che. Eh, che sono di gran lunga superiori, però c'è un dato oggettivo, è cambiato secondo me da ieri lo scenario politico, non esiste più destra e sinistra, questo era mai un dato acquisito, esistono europeisti e antieuropeisti con varie sfaccettature, varie sfumature, eh, penso che eh, fedelissimi all'Europa all della Merkel siano pochi, perché anche... Nell'area in cui io ancora mi, eh, mi colloco e, e mi vedo presente politicamente, eh, ce ne sono pochi che eh, acquisirebbero diktat della Merkel o di Sarkozy eh, senza, senza contestare. È una fase nuova del, del nostro Paese, realmente siamo in una terza Repubblica, il problema è la qualità di coloro che stanno proponendo questa terza Repubblica. Una terza Repubblica che dovesse passare alla storia, Dal, diciamo, passando dalla stretta istituzionale di Di Maio, come vede, non parlo di Salvini, a cui riconosco un, una competenza e un, un approccio politico. Io sono preoccupato degli arruffoni dei 5 Stelle, lo hanno dimostrato in tutte e per tutto, lo, hanno, lo dimostrano costantemente dove governano. Ieri grazie a Dio non è morto nessun ciclista per il Giro d'Italia, ma far finta che Roma sia eh, una città che da quando viene governata dalla Raggi non abbia più problemi, poi ogni tanto ci ce ce riportano alla realtà dei fatti. Eh, è facile non governare, è facile far finta di nulla eh, mentre sporcarsi le mani e mi auguro che se le sporchino presto. Io sono un fervido sostenitore del governo 5 Stelle Lega perché se non li fai governare non ti renderai mai conto di quello che sono in grado di fare realmente. Ritengo che saranno in grado di fare una gran confusione, di non portare a termine assolutamente tutto ciò che hanno promesso, perché eh, tutto ha un costo. Il costo previsto per le promesse elettorali fatte da Lega e 5 Stelle non, eh, non può essere coperto. Di questo lo sanno tutti. E allora perché non farli governare? Farli governare, non come quei miei colleghi del PD che pur di avere un posticino al Ministero erano pronti a fare un accordo immediatamente con 5 Stelle. E ce ne sono tanti. E grazie a Dio su questo, riconosciamo a Renzi un elemento di chiarezza, siamo stati in grado di mantenerci all'opposizione. E mi auguro che ci staremo ancora all'opposizione. Vediamo quello che verrà fuori da Mattarella, questo governo tecnico, mi auguro per arrivare alle elezioni perché non, non mi sembra che ci siano altre condizioni a questo punto, ma ribadisco il corretto comportamento di Mattarella. Però spiegatemi una cosa, la Meloni è, ha sempre detto che sarebbe stata all'opposizione di questo governo, avrebbe votato contro questo governo. Ieri è a favore dell'impeachment del Presidente della Repubblica insieme non alla Lega, insieme ai 5 Stelle. La Lega è più istituzionale di quel partito del 4-5% che addirittura vuole l'impeachment del Presidente della Repubblica. Cos'è l'impeachment? Non Cos l'ha chiesto, no. perché è istituzionale. E questa è la vera battaglia oggi. Europeisti, anti-europeisti, anti-europeisti istituzionali anti-europeisti ciarlatani, ecco noi cerchiamo di combattere gli anti-europeisti ciarlatani e dialogare con gli altri, penso che questa sia una strategia per il PD o quello che, che sarà del PD. Allora, ha fatto il presidente Guasticchi, ha fatto una disamina dei miei colleghi del centro-destra, <ride> molto, chiara, molto chiara, e... chiara, lo ringrazio, quindi eh, mi ha aiutato in questa... No, non ti ho fatto esprimere, no, perché altrimenti <ride> tu ti sarei trovato in difficoltà, io posso menare su quel fronte. Abbiamo spiccioli di tempo, un proprio un paio di minuti, Diamo allora cifre, non mi interessava. Ha qualcosa da aggiungere? Presidente. Ma sull'Europa, io mi ritengo antioperista istituzionale, nel senso che se io vedo la bilancia commerciale della Germania più 245 miliardi di euro, cioè la loro bilancia tra importazioni di merce dall'estero ed esportazioni dei loro beni trasformati, All'estero la loro bilancia guadagna 245 miliardi all'anno, sempre costante. Ma cosa vuol dire? Che sapete, nei trattati europei c'è l'eccesso, la sanzione per eccesso di surplus commerciale. Cioè, la Germania sono quattro anni che dovrebbe essere sanzionata perché esporta troppo. Ecco, quindi, su questo non lo dobbiamo dire. Quindi, quando la Germania fa gli affari suoi, non possiamo dirlo. Ecco, oh, oh, no, perché perché eh, poi c'è qualcuno tipo Trump che dice le sanzioni sull'acciaio perché se i, le bilance europee, le economie non crescono in maniera omogenea, si crea eh, spilibrio, si, si crea disoccupazione, si crea disuguaglianza dei lavoratori, non possiamo tenerne conto. Allora sappiamo ormai che siamo al quarto anno che la, che la bilancia commerciale tedesca ha un eccesso di esportazioni e noi dobbiamo stare zitti. Eh, se qualcuno gli va bene, compreso al presidente Mattarella, sappia che sta parlando non al popolo italiano, ma sta parlando al popolo tedesco, quindi magari lo fa anche pure felice. Ultimo minuto per il presidente Guasticchi. Allora è vero quello che è stato detto: che stiamo andando ormai a una sorta di referendum. Europa sì, Europa no. Il vostro dibattito, Beh, no, attenzione, cioè, il referendum sull'Europa non si può fare, non, non esiste. Cioè, uno può dire a me piace l'Europa o a me non piace l'Europa. Uno può dire ci stiamo dentro però. Tiriamo fuori gli attributi, questa è la linea che anche a me vede protagonista, oppure diciamo no, usciamo, facciamo, facciamo come ci pare. Non si può fare, non si può dire alla BCE di congelare 250 miliardi di euro. È una follia. Chi lo dice lo sa che non è possibile, e lo stesso Draghi te lo dice, Draghi che ha tutelato l'Italia in tutto e per tutto. Allora smettiamola di inventarci cose che non esistono solo per acquisire. Il consenso degli italiani. Io avrei voluto vedere, realmente Salvini oggi seduto stamattina al Ministero, del Palazzo, Alviminale, al Viminale, come Ministro degli Interni, e vedere domattina 600.000 rifugiati cacciati dall'Italia, come ha promesso. L'unico dato vero è che sono, come, hanno aumentato, uh, sono aumentati gli arrivi. Cioè, io sono convinto che purtroppo, al di là del, di quelle che sono le dichiarazioni spot per acquisire consensi, sul fronte dei rifugiati, un atteggiamento ottuso può solo creare ulteriori problemi perché con i rifugiati non è che li fermi con un decreto o con una legge. C'è solo un modo per fermarli e non è quello che vogliamo noi. Ma penso neanche a quello che vuole la Lega. Insomma, adesso Ma io sto sorridendo perché Mancini, di fronte che... a questo enunciato del consigliere Gualtieri, è d'accordo. Cioè no, è stato so, più no. Salviniano. Non, diciamo la verità: io con, 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 questo, con Cottarelli non mi sento tutelato, con Savona penso che i pensionati uccisi dalla legge Fornero sarebbero stati tutelati e anche i risparmiatori uccisi dal decreto Salvabanche sarebbero stati magari risarciti. È il momento di riportare le cose del buonsenso, non quelle che piacciono tanto all'Europa, che fino adesso, diciamo la verità, ci hanno solo impoverito. Mi devo fermare, il tempo è scaduto. Ringrazio i consiglieri Marco Vinicio Quasticchi, Valerio Mancini, entrambi vicepresidenti dell'Assemblea Legislativa e tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima settimana.